Proprio ora che qualcuno mette in discussione la festa del 25 aprile, lo storico Carlo Greppi ha scritto L'antifascismo non serve più a niente, un libro edito dalla Terza dal titolo provocatorio, che però dimostra l'esatto contrario. L'idea del libro e della serie che è inaugurata appunto da questa uscita è quella di riaffermare questioni date sovente per scontate dagli storici o di confutare luoghi comuni appunto superficiali che ci sono in Italia sulla storia, in particolare sulla storia del Novecento, ma non solo. Appunto, l'antifascismo non serve più a niente, lo sentiamo dire molto spesso, ma io nel libro mi chiedo, è veramente così? E appunto quelle pagine cercano di affermare il contrario, appunto affermando l'attualità dell'antifascismo ancora oggi. Su cosa sia stato il fascismo, da studioso, Greppi ha le idee molto chiare. Un regime criminale, sono le pagine di apertura del libro. Non bisogna avere tentennamenti nel descrivere il fascismo per quello che fu, appunto un regime nato ovviamente dagli interessi, ma dalla violenza, nella violenza e per la violenza, appunto un regime politico autoritario che glorificava la violenza e l'annientamento degli oppositori, di chi era considerato diverso. La guerra era uno degli aspetti fondanti del fascismo, sia alla nascita che, come dire, come obiettivo finale. Abbiamo visto il disastro in cui è gettato non solo l'Italia ma l'Europa e in realtà il mondo intero. Questo deve essere ben chiaro. Oggi i nostalgici del ventennio sostengono che il regime ha avuto i suoi lati positivi. È smentibile al 100% e consiglio a tutti di leggere il libro di grande successo dell'amico Francesco Filippi, Mussolini ha fatto anche cose buone, Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, perché risponde veramente punto su punto a questi grandi pervasivi luoghi comuni che negli ultimi 30 anni in particolare hanno dominato il discorso pubblico. Però appunto non bisogna dimenticarsi che a fronteggiare il fascismo c'è stata un'irriducibile il segmento di una generazione, una minoranza nutrita, ma pur sempre una minoranza, che invece al fascismo ha dato battaglia giorno per 20 anni.